Come mai il peso da un giorno all'altro può variare di addirittura 1, 2 o più chili? In questo video scopriamo perché. Salve ragazzi, io sono Alan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, vi vado a parlare della ritenzione idrica, che è quel fattore che ci fa variare costantemente il nostro peso corporeo. Quindi magari dall'oggi al domani ci vediamo più pesanti di un chilo, più leggeri di mezzo chilo. Ovviamente non sono variazioni né di muscolo né di grasso, ma questa variazione è data semplicemente dall'acqua presente nel nostro corpo. E il fenomeno che si crea è appunto chiamato ritenzione idrica, o comunque sia, più che fenomeno, è la reazione che il nostro corpo dà a determinati input barra output. E vi andrò anche a dare delle soluzioni per eliminare più velocemente la ritenzione idrica, magari accumulata da uno sgarro, o comunque della ritenzione idrica che abbiamo in eccesso per magari una scorretta alimentazione o di uno scorretto equilibrio di altri elementi. Molto spesso viene fatta la domanda perché magari il giorno dopo lo sgarro arrivo a pesare addirittura 2-3 kg in più. In realtà la questione è molto semplice, dato che appunto si tratta semplicemente di acqua. Ragazzi, piccola premessa, vi sto dando dei consigli che ho visto funzionare su di me e che comunque ho visto anche funzionare sulle persone che mi stanno intorno, quindi sui miei amici che si allenano. Se non siete d'accordo con qualcosa, vi ricordo che qui sotto c'è la sezione commenti. Adesso andiamo a vedere gli elementi per cui il corpo va ad accumulare ritenzione idrica. Un motivo che molti sottovalutano è sicuramente lo stress, dato che lo stress causato da qualsiasi tipo di problema come lavoro, mancanza di sonno, impegni vari, allenamento intenso, una dieta troppo restrittiva o viceversa una dieta eccessivamente abbondante, tutti questi fattori provocano uno stress nel nostro corpo e il nostro corpo risponde con della ritenzione idrica in eccesso. Io in prima persona ho fatto un periodo in cui ero molto stressato, che ero costantemente in normocalorica ma ero veramente pieno d'acqua, era tutto dato dallo stress. Quando è passato quel periodo infatti mi sono subito sgonfiato e mi sono visto meglio. Due elementi importanti che creano ritenzione idrica sono i carboidrati, perché appunto i carboidrati trattengono acqua nel nostro corpo, quindi più carboidrati andiamo a assumere, più acqua tratterremo nel nostro corpo, sia nei nostri muscoli, sia comunque andremo a creare della ritenzione idrica extracellulare, che è quella appunto che esteticamente non ci piace. L'altro elemento è il sale, perché appunto un'alimentazione con un eccessivo quantitativo di sale vi andrà sicuramente a trattenere ritenzione idrica. E se avete già collegato questi due, anzi direi tre fattori, andiamo subito a capire perché dopo uno sgarro possiamo arrivare anche a pesare 1-2 kg in più. Anzi, come vedete magari quelli che fanno le food challenge su YouTube che arrivano a prendere 5-6 kg, perché in parte è comunque sia cibo in fase di digestione, ma la maggior parte di questo è ritenzione idrica. Se sforate le vostre calorie giornaliere con lo sgarro, magari andrete a mettere un pochino di grasso, ma sarà principalmente acqua, dato appunto dall'eccessivo quantitativo di carboidrati di uno sgarro e anche magari dall'eccessivo quantitativo di sale, perché magari se vi mangiate tre pizze, oltre ad avere tanti carboidrati, avrete sicuramente anche una buona dose di sale e questo vi farà trattenere liquidi. E poi magari c'è anche la componente di stress, che sicuramente magari sgarro, poi mi sento in colpa, sono stressato, quindi vado tra virgolette a peggiorare la situazione. Però i fattori più influenti sono sale e carboidrati. Poi se magari siamo in un periodo di definizione e facciamo ad esempio uno sgarro, saremo anche scarichi a livello di glicogeno muscolare, quindi con uno sgarro andremo a ricaricare questo glicogeno, che sono semplicemente i carboidrati che vanno nei muscoli, e quindi peseremo un pochino di più. Quindi oltre alla ritenzione idrica c'è anche questo fattore, se ovviamente siamo in un periodo di deficit calorico. Comunque sia, la ritenzione idrica la distinguete dal grasso, perché appunto innanzitutto è una cosa che avviene dal giorno all'altro, quindi se un giorno vi vedete con l'addome in vista, il giorno dopo non ce l'avete più, sicuramente non è grasso, ci sarà una piccola parte di grasso e una grande parte di ritenzione idrica, ma comunque principalmente la riconoscete perché è, diciamo, sembra più pelle molliccia, comunque sia il grasso è un pochino più tonico, invece la ritenzione idrica è un po' più morbida al tatto e magari se provate a pinzarla con le dita vi farà meno male del grasso. Per eliminare la ritenzione idrica in eccesso accumulata magari a un weekend di sgarri piuttosto che a una giornata di uno sgarro importante, possiamo dire, molti consigliano di tornare a regime. Ora, secondo me è un'ottima strategia, ma io non sono completamente d'accordo, ma non sono sempre d'accordo, perché sicuramente tornare a regime è la soluzione migliore, però potete anche adottare qualche piccolo accorgimento. Ovviamente bisogna sempre valutare in base alla situazione, però adesso vi andrò a dare i miei consigli. Perché
perché se siete magari in un periodo di definizione, allora ritornare a regime ci può stare, perché sarete già in un periodo di restrizione calorica, quindi semplicemente andrete a tornerete in deficit. La ritenzione idrica tenderà ad andarsene via velocemente, perché appunto se siete in un periodo di definizione, i carboidrati per il vostro standard, per il vostro corpo, sicuramente saranno abbastanza più bassi, e anche il livello calorico in generale. Se invece siete in un periodo di massa oppure anche di norma calorica, potete attuare qualche piccolo metodo, qualche piccola strategia che adesso vi andrò a elencare. Perché comunque eliminare la ritenzione idrica in eccesso in una maniera tra virgolette veloce è sicuramente un beneficio, perché primo vi vedete meglio, secondo la ritenzione idrica in eccesso può dare semplicemente fastidio. Sicuramente un buon accorgimento è quello di limitare il sale, o comunque sia magari il giorno dopo scaricate un pochino il sale, oppure anche il giorno stesso se andrete a fare un pranzo che è uno sgarro, magari andate a togliere il sale semplicemente a cena. Quindi appunto giocare un attimino con il sale. Se invece non monitorate mai il sale, quindi non sapete quanto ne state assumendo e magari avete addosso della ritenzione idrica in eccesso a prescindere, quindi tutti i giorni, iniziate a monitorare un pochino il sale, fatevi un'idea di quanto ne assumete e magari imparate a dosarlo un po' meglio. Non dico di pesarlo al grammo, però date un occhio a quanti prodotti confezionati mangiate e abbiate un occhio di riguardo per il sale che aggiungete voi ai vostri piatti. Un altro consiglio è sicuramente quello di abbassare un po' i carboidrati, siccome appunto abbassando i carboidrati dopo uno sgarro sicuramente la ritenzione idrica se ne andrà via più velocemente. Se non volete abbassare il livello calorico, potete tranquillamente alzare proteine e grassi in maniera da compensare le calorie mancanti dall'assunzione di carboidrati. Questa non è una cosa obbligatoria, non vi dico di toglierli completamente, però magari se siete a 300 grammi di carboidrati, il giorno dopo potete semplicemente calare a 200, magari aumentando i grassi per compensare questo divario calorico, possiamo dire. Un altro metodo sicuramente molto utile è quello di sudare, perché appunto sudare vi farà eliminare i liquidi in eccesso e quindi sicuramente diminuirete la ritenzione idrica in eccesso. Quindi magari vi allenate il giorno dopo, sudate, vi fate una piccola sessione di cardio. Alcune persone, se ha la possibilità, magari in palestra si fanno anche delle saune, quindi è un'ottima strategia perché andrete a sudare tutti i liquidi in eccesso. Non vi dico di andare a correre sotto il sole con la felpa, però ovviamente magari una buona attività cardio sicuramente vi potrebbe dare una mano. Un altro accorgimento potrebbe essere mangiare alimenti ricchi di potassio, come per esempio le banane, dette anche spade di potassio, oppure anche i broccoli. Ultimo consiglio, e anche direi il più importante, è quello di bere tanto, siccome bere di più vi farà andare più spesso in bagno ed eliminerete più facilmente la ritenzione idrica in eccesso. Per chi fatica a bere tanto vi vado a dare un paio di trucchetti. Il primo è quello sicuramente di utilizzare delle bevande zero durante la giornata, che vi aiuteranno a bere di più, oppure anche di utilizzare dei bolero, che almeno andranno a dare un gusto alla vostra acqua. Aiutatevi con infusi, tisane, tè verde, perché oltre a farvi bere di più sono anche drenanti, quindi vi aiuteranno ad andare in bagno. L'ultima cosa, semplicemente mangiare alimenti ricchi di acqua, come tanta verdura e tanta frutta, che questo vi aumenterà ancora l'apporto idrico giornaliero, quindi direi perfetto. Mi raccomando, se conosci altri metodi che non ho detto in questo video per eliminare la ritenzione idrica in eccesso, scrivimeli qua sotto nei commenti, che sicuramente darete una mano a me in prima persona e anche alle persone che si fanno un giro qui sotto nei commenti. Detto ciò, ricordatevi di lasciare un bel like, seguirmi sugli altri social che vi faccio vedere qui sopra, qui sotto, non è vero, non sopra. Iscrivetevi al canale se volete aiutarmi a crescere, condividete anche i miei video sempre se volete aiutarmi a crescere. Detto ciò, noi ci vediamo in un prossimo video, non so se sarà un video vlog, ricetta, qualsiasi cosa, non lo so, ma non vi resta che iscrivervi per scoprirlo. Alla prossima, ragazzi!